se tu potessi tornare indietro, lo pregheresti, Luca, per farti passare avanti nella lista d'attesa. Che stai dicendo? L'onestà non si compra, figlio mio. Quello che ho fatto io lo rifarei altre 100.000 volte. Elias la pagherà. A cazzotti gli farò sputare i soldi che ci ha rubato. Per fortuna in questa casa un uomo c'è ancora. Hai capito? Non mi hai chiesto niente di Anna. Papà, c'è stato un momento e sarebbe bastata una telefonata. Io avrei mollato tutto per poter raggiungerla. La verità è... Papà. Assunta. Sono incinta. Io non capisco. Vabbè, sei incinta. Ma incinta di chi? Scusa, ma tu di chi sei incinta? Ma tu pretendi fare abuso, come di te? Assassino. Ma come devo fare a dirvi che non c'entra proprio niente in questa storia? Ma Iada, vigliacco, ti sei approfittato di una creatura. Ma qua creatura, con rispetto parlando, voi c'avete proprio il diavolo in casa. Grazie che ci stanno queste due creature, eh? No, caliamo le mani e non ci rendiamo più ridicoli di quello che già siamo, eh? Io vi posso dare la mia parola d'onore. La parola d'onore non vale niente. Non vale niente. Tu ti sei approfittato della mia bambina. No, papà, lascialo perdere. Ma chi ci mette con uno come lui? Ti bastava, di aver corrotto Assunta. Anche lei. È la rovina della mia famiglia. Assunta, non ho capito, ma tu in tutto questo non dici proprio niente. Ma tu lo sai che io sono una persona per bene, vai. Se la situazione è questa, c'è solo un modo per sapere la verità. Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Un mondo più bello si sveglierà. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. Così poco il tempo per amare, è un posto al sole ancora ci sarà. Onda di eccomi. Mamma! Sono stata io soltanto due giorni, ti ha fatto mangiare così male, papà. Com'era Venezia? Era bella come solo Venezia può essere, ti ho portato un regalino. Guarda, vedi di fartela star bene perché cambiarla è un po' costosetto. Carina, me la vado a provare subito. Allora, come va il braccio? Male, grazie. Ti ho portato una cosina. Ah, hai avuto anche il tempo di pensare al tuo maritino? Che cretino, io penso sempre al mio maritino. A proposito, ti ho mai detto che eri l'uomo della mia vita? Per me la più bella sorpresa è averti qui. Ma non ti faceva male il braccio? Si vede che tu mi fai passare tutto. Senti, si è ammucchiato un sacco di posto. Perché non la guardi un po'? Ci dovrebbero essere anche i risultati delle analisi. Ti prego, la posta no, dopo. Adesso mi vado a fare, guarda, me la sto sognando, una mega doccia di quelle. Ah, la doccia, la doccia. Vediamo se ci arrivi. Quanto costerebbe un caffè? 2 euro. Ma no, 90 centesimi. Inutile, non ci arriverò mai. Franco. Scusi di tanto, purtroppo non ho trovato nessuno che mi sostituiva al distributore. Non ti preoccupare, nessun problema. Bevi qualcosa? Sì, grazie. Una birra. Ci vogliamo sedere? Volentieri, grazie. Per favore, una birra e un'acqua tonica. Pago in euro, eh? È passato tanto tempo. Allora, mia madre, mia sorella, come sta? Beh, siamo solo un po' preoccupati per Anna. Ci sono dei problemi? No, no, niente di particolare. Anna ha seguito con molto scrupolo tutto quello che le hanno chiesto i medici. Dovrebbe andare tutto bene. Dovrebbe o andrà? Beh, le probabilità che vada tutto bene sono molto alte. Quindi questo significa che
che il bambino nascerà sano. Ah sì, sicuramente sì. Vedi Franco, i medici non se la sentono di escludere del tutto che possa nascere con dei problemi cerebrali. Ciao. Che onore, Raffè, abbiamo nostro figlio in persona. Ah, ah, ah! Come siamo spiritosi oggi? No, ha ragione domani perché ultimamente a casa non è che ti si vede molto. E ci avrò da fare, che dici? Guarda che è passato Dario e ti ha lasciato dei CD-ROM, l'hai visto là sopra, eh? Li ho visti, papà, e poi si chiamano CD-ROM. E vabbè, quelle cose moderne vostre, hai capito? Quello è l'importante. Ma quali moderni? Questi fra 3 anni saranno scomparsi tutti. Ci saranno solo DVD. Hai capito, Rita? Uè, non fai in tempo a capire una cosa che già non ti serve più. Ma che te ne devi fare tutta sta roba? Che in camera tua non si può entrare. Piuttosto io preferirei qualche libro in più invece di tutti sti CD. No, io invece vorrei capire, perché non capisco a che cosa servono sti cose. Ma io non ci speravo che tu potessi capire. Giovanotto, guarda che se li capisci tu è perché io ti ho mandato a scuola, capito? Sì, scusami, solo che volevo dire, voi non siete in grado di far funzionare un videoregistratore, che cosa volete che vi spieghi? Bella scusa. E intanto noi non sappiamo mai quello che fai. Dove vai, eh? A fare pipì. Posso andare? O avete paura che me ne vado dalla finestra? C'era un po' di fila, tieni. No, io no. E mo che è questa cosa, scusa? È un test di gravidanza, se è incinta lo vediamo subito. Papà, lo vedi che cosa devo sopportare per colpa di quello? Non mi ci fa pensare a quello che è meglio. Dai, forza, è semplicissimo. Ci sono le istruzioni, se il liquido diventa blu sei incinta. Brava Assunta, così finirà questa pazza. Stai zitto, stai zitto. Che è sta porcheria, eh? Mi maraviglio di te, Assunta. Finché non vedo blu, non credo a una parola di quello che ha detto addolorata. Ma non è possibile, ci deve essere un errore. Perché? Che è successo? L'ho estratto conto della banca. Ma io tutte queste spese non le ho mai fatte. Ma scusa, non era mio veramente il caffè che ti sei appena tracannato? Era quello per me? Ah sì, hai ragione, scusami, te ne preparo subito un altro. Pubblicità. Pubblicità, io dico non lo so. Spreca un sacco di carta per cose che nessuno leggerà mai. Dovrebbero proibirlo. Io ti rifaccio il caffè, eh? Le analisi. Le analisi, che cosa dicono le analisi? Sei diventato pure ipocondriaco. Tutto a posto, come al solito. Tutto a posto? Ah, benissimo, allora io voglio festeggiare. Ti porto a pranzo fuori, dai a non a male. Dai, vesti, ti metti il cappotto, facciamo presto. Ma tu sei matto, ma io non mi muovo da questo divano nemmeno con la gru. Ma che c'è da festeggiare? Non ho capito. Festeggiamo il... il nostro matrimonio. Non ti piace? Ah, se vuoi sentire qualcosa di serio devi passare a casa mia. La roba? C'è quasi tutto. Sta qua dentro. Sì, mi pare ci sia tutto. Senti, manca solo un gioco del calcio, però me lo portano Massimo, entro dopodomani. Bravo ragazzo, hai fatto un bel lavoro. Oh, chi non muore si rivede. Oh, ciao Dario, noi stavamo proprio per andare. Oh, ma che c'è? Pare che tu hai fatto qualcosa. No Dario, non mi hai fatto assolutamente niente, solo che vado di fretta. Oh, bello quel masterizzatore. Sono proprio ultima generazione. Sì. Molto bello, però abbiamo fretta. Ah, Diego, è per quello che mi hai chiesto i miei CD-ROM. Ma che fai, ti sei messo a duplicarli? Vuoi abbassare la voce, imbecille? Dario, qua ci servono i soldi. Questo è un affare, costano 20.000 lire a pezzo, ne abbiamo venduti tantissimi. Vuoi essere dei nostri, sei dei nostri. E bravo, Diego. Sei già tu che decidi quello che si fa o non si fa. Ma no, Deo, scusami, io volevo solo aggiustare questa situazione. Ma lascialo andare, vai. Non lo so, non lo so. Io conosco Anna, non credo che abbia definitivamente dimenticato Alessandro. Non so che dirti. Hai avuto molto coraggio, forse anche troppo. E io sono in una situazione difficilissima. Certo. Sai, mi sento in colpa verso mio figlio, perché io so delle cose che potrebbero cambiargli la vita. Ma non c'è un modo, non lo so, per far sì che Alessandro sappia come stanno veramente le cose. Lei ha fatto una scelta precisa.
E io devo rispettare la sua decisione. Franco, per me tua sorella ormai è come una figlia. Che peccato. I due sembravano nati per stare insieme. Dillo a me, per quanti sforzi faccia non riesco ancora a convincermi del contrario. Ma purtroppo quell'amore mi ha portato solo sofferenze. Ad ogni modo. E vedere adesso un Alessandro così sereno e fiducioso, non sai che piacere mi fa. Io non avrei pensato che ci volesse così poco tempo per riprendersi. Ad ogni modo, io spero che Anna abbia preso la decisione giusta. Speriamo. Ma quanto ci mette? È una cosa semplicissima, basta prendere il tamburcino. Tu stai zitta. Io pensavo che fossi una ragazza a posto. Meglio saperla lunga che finire come addolorata. Ah, sì. Perché, scusa, com'è finita addolorata? Non ho capito. Qua l'unica cosa che deve finire è questa storia. Oh, tu stai zitto. Stai zitto. Perché se mia figlia ha detto una bugia, non l'ha detta. Tu ancora non sai quello che ti tocca. Che mi tocca? Mi sparate? Mi fate sparare, sì? No, la sposi. Come la sposa? Ma su, se lui ha fatto il danno, deve pagare. Vabbè, non c'è problema, perché il test sarà negativo, non ti preoccupare. Diego, un reato! Diego, stacchiappano i carabinieri, ti arrestano! Bravo, belle parole, ma la verità è un'altra. Ti pisci sotto dalla paura e mo ciao, eh? Io sì, ti compro originali e se lo facessero tutti, quelli come te non esisterebbero. E invece il mercato nero tira, tira da morire. Vedi, i fessi che pagano una cosa il quadruplo di quello che potrebbero, per fortuna sono pochi. Dai, Teo, lascialo stare, ce ne dobbiamo andare. Per fare, Teo, vai! Che il tuo sottoposto ha fretta di entrare nel mondo della criminalità organizzata. E pronto, a dare, tanto non perdere nessuno. Diego, lo sai cosa sei? Sei solo uno scagnozzo. Aspetta, va! Ma lascialo perdere, te l'ho detto, è solo un idiota. Arrivo, arrivo, un attimo. Renato, vieni, vieni. Prego, accomodati pure. Ti vuoi sedere? Giulia sta bene. Le analisi hanno dato esito negativo. Bene, però non capisco perché tu me lo dica con questo tono. Sei contento? Io sì. E tu? Non capisco dove tu voglia arrivare. Semplice. Non credo che la cosa ti faccia molto piacere. Renato, ma che stai dicendo? Prima ti sei divertito ad allarmarmi e a terrorizzarmi. Poi, con la scusa della deontologia, mi hai negato anche un piccolo aiuto. Cosa credi, che io non abbia capito? No, Renato, frena un attimo. Le cose non stanno assolutamente così. Aspetta, fammi finire. Poi, pura coincidenza, Giulia va a Venezia e tu vai a Venezia nello stesso periodo. Hai detto bene, pura coincidenza. Beh, non so se ti fa piacere sapere che io e Giulia siamo molto uniti. Poi è talmente assurdo che non ho voglia nemmeno di risponderti. Ah, sì? Sì. Giulia ti ama moltissimo e questo di per sé è un grandissimo valore. Se fossi in te io non lo sprecherei con inutili paranoie. È blu. Non è possibile. Vorresti negare l'evidenza. Per te questo non è blu. Sei daltonico. Che questo è blu, non ci piove. Però questo dimostra che lei è incinta, mica ci sta scritto Guido. Che vorresti insinuare, scusa? Mi pare proprio chiarissimo, eh. Io non l'ho toccato neanche con un dito, quindi il bambino non è mio. Tra tutte le porcherie che ho sentito oggi, questa è la più grossa. Cioè, ma io su chi me lo devo giurare che non ho fatto niente? Ah no, basta con le pagliacciate! Basta! Volevi le prove. Dai avuto. Ma come hai potuto farmi questo? Io a te ho sempre creduto. E invece... che umiliazione così grande. Ma scusate, ma questo che significa? Il matrimonio dovrà essere celebrato il più presto possibile. Adorata non deve andare all'altare con l'onta di essere stato di gravidanza avanzata. Meno male che le partecipazioni ancora non sono state spedite e sulle bomboniere il monogramma è uguale a G. Sì, bambini, andiamo. No, aspetta, guarda, qua si tratta di un equivoco incredibile, aspetta. Zitto. Oddio.
Hai fatto? Non riesco a capire se... Se vuoi do un'occhiata io. No, no, fatto. Allora, Teo, cominciamo subito, voglio finire prima che arrivino i miei. Simpatici i tuoi, soprattutto tuo padre. Aspetta, prima di iniziare voglio farti sentire una cosa. Vediamo se la senti... Se la senti ancora quella robaccia di prima. Ok. Bene. Ecco, ci possiamo iniziare. Hai regolato la velocità di riproduzione? No, lo faccio subito. Ragazzi, siete in un casino gigantesco. Andiamo a salutare il nonno. Vieni. Tornerò presto, sai? Se non mi sbrigo a tornare, chi ce la fa più a tenere in braccio questo tesorino? Cresce a vista d'occhio questo sgorbietto, eh? Papà, se sei pronto scendo a tirare fuori la macchina. Va bene. Ah, se posso approfittare di voi, devo passare a un negozio, se non mi disturba. Va bene. Arrivederci, Teresa. Mi raccomando, stia su, i soldi non sono tutto. Non sono tutto, ma qualcosa. Lo so, vabbè, senta, non sarà un granché, ma se la può consolare sappia che se io vado via un po' più tranquillo è anche perché c'è lei a badare ai ragazzi e al tesorino. E lei continua a chiamarli ragazzi, ma quelli ormai sono degli uomini. Papà, ti accompagno giù. Sì. Noi andiamo a fare merenda con Chicco. Ciao. Ciao Gianluca. Ciao. Andiamo, Alberto ci aspetta. Sì, certo, è solo una domanda. Come ci si sente ad essere il capo delle imprese Palladini? E tu come l'hai saputo? Beh, qualche contatto ce l'ho ancora in questa città. Sono fiero di te. Sono sicuro che sarai all'altezza. Spero che lo riserverai anche per me un saluto così caloroso. Ma dai, Alberto, ma è possibile che tu sia sempre geloso di tutto? Vieni qua. Va bene così? Siete sempre gli stessi. Andiamo. Ma come i carabinieri? Carabinieri, polizia, non lo so, erano in borghese. Ma allora come li hai riconosciuti, scusa? Uno parlava alla radio. E che diceva? Stava segnalando a un altro la vostra posizione. Sì, figurati chi usa la radio per noi due. Ok, va bene, io l'ho avvisato, va bene. Ci vediamo fra un po'. Anzi, fra un bel po'. Fermo! Perché vieni a dirci una cosa del genere? Perché io ho paura. Mi hanno visto insieme a voi. E poi voi avete anche i mesi di rom. Teodario ha ragione. Bisogna fare sparire questa roba, anzi distruggiamola, perché se ci aspettano qui fuori... Oh, calma! Qua non si distrugge niente! La roba ce l'abbiamo a credito, lo sai, il congente è qui, la dobbiamo pagare! Ho capito, Tom, ma qui si parla di... Senti, basta, stai calmo, no? Oddio, mi hanno beccato! Pronto? Ah, ciao, Steffi, sei tu? Senti, ti posso richiamare più tardi? Complimenti per il sangue freddo. Se ti vede Torrina ti assume subito. Ti sei divertito? Bravo. Dario, ma ti rendi conto quanto sei stronzo? Ti rendi conto? Smettetela però, eh? Quando avete un problema, voi in questa casa non si può fiatare. Se ce l'ho io diventa una barzelletta. Dai, Guido, stavamo scherzando. Ammetterai che questa storia ha un non so che di comico, no? Sai, di comico, come me non c'è niente di comico. Senti, ma... Addolorata. A letto. Com'è? Come ne so io? Dai. Giulia, non so più che fare. Se neanche voi mi credete, ma che bisogno avrei avuto di dirvi una bugia? Allora, scusa, niente matrimonio? Sì, lo dite voi a Don Gaetano, quello mi ammazza. Potresti dimostrare che sei sterile. Oppure puoi richiedere la prova del DNA. Oppure scappare alle isole Tonga, alle Granadine, alle Fiji. Alle Fiji? Ma se non c'è via d'uscita, quella strega mi ha incastrato. Dai, era solo uno scherzo. Oggi è primo aprile. Primo aprile. Insomma, Dario, quando ti decidi a crescere? Tu fra 10 anni continuerai a giocare con le macchinine. Dico, e tu se continui così lo sai dove ti trovi fra 10 anni? Oh, e mo vieni pure a porta sfiga? Lo capisci o no che non sei divertente? Dico, sei tu che sei diventato palloso da quanti frequenti questo tipo? Sono cambiato? Forse tu non te ne sei accorto, ma è la mia vita ad essere cambiata. Dario, io ho problemi. Problemi veri. Lo sai che cosa può succedere a mio padre tra un po'? Certo, ma... E lo sai che se lo cacciano noi finiamo tutti col culo per terra? E che possono addirittura toglierci la casa, lo sai questo? Dico, ma era solo uno scherzo. Ed era uno di troppo, Dario. Adesso levati di torno, non voglio vederti mai più. Dico, ma... Fuori! Vai via!